Domenica mattina siamo in compagnia del presidente della sezione ANA di Vittorio Veneto, Francesco Introvigne, con l'inizio della grande sfilata. È entrata nel vivo la 95esima adunata nazionale degli alpini. Sì, una grande giornata, tra l'altro anche bellissima dal punto di vista meteorologico, calda e ventilata, una grande adunata dai grandi numeri. Siamo una quarantina di minuti in ritardo rispetto al programma, ciò significa che appunto la presenza è massiccia. Abbiamo visto veramente penne nere a perdita d'occhio anche ad assistere alla sfilata. Tantissime, tutto lungo il percorso che ho già fatto stamattina alle 9 affiancando, scortando il gonfalone della città di Vittorio Veneto. Ed è davvero un bello spettacolo. Adesso sta passando la sezione valdostana, poi toccherà a noi, ma credo che faremo tramonto stasera. Una 3 giorni alpina molto intensa, ci sono stati tanti momenti ufficiali e i momenti della coralità che hanno riguardato anche i cori della sezione di Vittorio Veneto. Sì, tante, tante cerimonie, tanti eventi, tanta cultura anche. Io ho partecipato a tutti i momenti di ufficialità, anche il saluto alle delegazioni estere, poi i saluti ufficiali della città e delle autorità, al Teatro Olimpico tra l'altro, quindi non è cosa da poco, ma poi anche ho potuto partecipare ai concerti del coro ANA Col di Lana e del coro ANA sezionale. E mi è piaciuto per il coro ANA Mesulano, ma era troppo lontano per la mia portata. Però bello, bello davvero intenso, tantissima gente, strade piene, affollate. Fino adesso non ho avuto notizia di nessuna anomalia e spero che proprio vada a finire così. Quindi un'accoglienza coi fiocchi da parte della città di Vicenza per gli alpini. Ma non avevamo dubbi fin dall'inizio, da quando è stata proposta e da quando è stata assegnata, perché Vicenza è una città alpina, tra l'altro si dice che è la provincia con la più alta densità di popolazione alpina, quindi ci sono tutti gli ingredienti per fare le cose in grande. Ai suoi alpini che sfileranno oggi pomeriggio, che cosa dire? Mi raccomando innanzitutto la loro massiccia presenza, questo sì. So che saranno presenti tutte le nostre componenti sezionali, quindi gli alpini 19 gruppi, reparto salmerie che già ho visitato ieri e che ha anche avuto un incontro con le scuole ancora giovedì, ma poi appunto i 3 cori, il gruppo sportivo, la nostra protezione civile e noi abbiamo anche l'onore di vantare nelle nostre file, ai nostri associati, il coordinatore nazionale e non dimentichiamolo, l'ingegnere Andrea D'Abroi. E chi non può essere qui ci seguirà da casa. Beh, grazie anche ai vostri servizi, grazie alla Tenda TV, ai media, alle dirette che ci sono. Io porto un caloroso saluto a tutti quelli che non possono essere tra noi, ma che so hanno comunque il cuore qua insieme in mezzo a noi.